Il mercato che farei Inter Edition. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video qui su Ivan Gamesport. Oggi ragazzi siamo finalmente tornati con un nuovissimo video e oggi siamo qui con una nuovissima serie che durerà per tutto luglio e per tutto agosto fino alla fine del calciomercato. L'Inter praticamente consiste nel mercato che noi potremmo e vorremmo fare per le squadre di Serie A. Partiamo subito con quella dell'Inter, ma come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. E niente ragazzi, l'iscrizione al canale è totalmente gratuita, per me è veramente molto importante che voi vi iscriviate, quindi vi raccomando, tutti i video escono tutti i giorni qui su Ivan Gamesport alle ore 13 e tutti i shorts dalle 10 alle 19 di sera, quindi vi raccomando. Allora, che parli di merda, però mi sono tagliato in meno, vabbè. Allora, incominciamo subito. Come funziona? Avremo un budget, ragazzi, in base ovviamente alla squadra che cui faremo, cambierà un po' il budget. Quella dell'Inter, campione d'Italia, quindi avremo un pochettino più soldi rispetto ad alcune, avremo un budget di 40 milioni di euro. Ovviamente, ragazzi, proverò a mettervi tutto qui, praticamente il budget che abbiamo, mano che viene spesa, eccetera, eccetera. Allora, partiamo col budget di 40 milioni. Allora, sistemiamo la porta. La porta può rimanere com'è con il buon Jan Sommer. Andiamo ad acquistare per 10 milioni dal nostro budget, quindi in quei 40 li togliamo 10 milioni per andare ad acquistare Josep Martinez a 10 milioni e ci farà il secondo di Sommer. Difesa ovviamente sempre a 3 con Bissek che rimane sempre fisso, Bastoni che rimane sempre fisso e Pavard che rimane pure lui. Rimangono pure Acerbi e il buon Darmian, e come altro difensore centrale vendiamo a 5 milioni il buon De Vrij, quindi andiamo a 45 milioni di budget e andiamo a prendere, ragazzi, a 2 milioni di euro il buon, come cazzo si chiama? Non me lo ricordo più. Ah, e andiamo a prendere, non a 2 milioni, chiedo scusa. Andiamo a prendere altri 5 milioni Casale della Lazio, che comunque ricordatevi non è male. Quindi andiamo a prendere Casale della Lazio, io a fare un po' il terzo difensore, ascoltate a me, che è veramente fotto questo difensore. A 5 milioni ce lo andiamo a prendere e ce lo portiamo. Quindi rimaniamo praticamente a 40 milioni di budget, mi pare di sì. No, aspettate, era 40 meno 10 fa 30, 30 e 5, 35 meno 5. No, andiamo a 30 milioni di budget. Allora, partiamo con l'esterno destro, quindi ragazzi, 30 milioni non è poco. Esterno destro, Buchanan come secondo, Andrei ragazzi, ovviamente Cuadrado lo abbiamo tolto perché ora è svincolato e onestamente andrei anzi a prendere. Come esterno destro potremmo ovviamente andare a prendere il buon Achraf Hakimi, che costa ragazzi in questo momento proprio 30 milioni di euro. Quindi arriviamo a zero di budget. Hakimi ce lo mettiamo come esterno destro e come secondo Buchanan. In centrocampo, ragazzi, rimaniamo con l'asset di Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan come secondi. Acquistiamo Zielinski a zero. Aslani rimane e Frattesi lo lasciamo. Come esterno sinistro rimane Di Marco per secondo, Carlos Augusto. In attacco rimaniamo con Lautaro Martinez e anche il buon Marcus Thuram. Invece togliamo Sanchez, Correa lo vendiamo, ci prendiamo quei 15 milioni di Joaquin Correa, quindi ci andiamo a prendere bei 15 milioni di budget, vendiamo anche a 5 milioni Arnautovic, arriviamo a 20 milioni di budget, acquistiamo come, se, come uno dei secondi, il secondo facciamo di Lautaro Martinez, acquistiamo Taremi a zero da parte del Porto e come altro secondo invece di Thuram andiamo a prendere il buon Gudmundsson, lo andiamo a prendere a 20 milioni di euro, che potremmo andare a prenderlo anche a 15, ma facciamo 20 milioni di euro così siamo sicuri. E arriviamo, ragazzi, precisamente a 0 milioni di budget. Questa qua sarebbe il mercato che farei Inter Edition. Ditemi le vostre qui sotto nei commenti di cosa ne pensate di queste scelte che ho fatto. I valori di mercato sono proprio quelli non scritti su Transfer Market, ma nelle ultime praticamente
nelle ultime offerte che sono state fatte da alcune squadre per questi giocatori, per esempio, una offerta è stata fatta di 30 milioni, e il PSG ne ha chiesti 35, quindi 30 milioni l'ho acquistato io, visto che anche l'ultima stagione Leggemi non si è andata proprio benissimo, quindi sarà calato sicuramente il suo prezzo. E tutti gli altri comunque sono precisi, quelli là che vi ho detto come prezzo. Ditemi la vostra, questa ricommendi, ditemi cosa secondo voi ho sbagliato, cosa potrei migliorare. Noi ci vediamo con il prossimo video, sempre del mercato che farei, e lo faremo ragazzi con la Juventus. Ciao a tutti ragazzi, vi raccomando iscrivetevi al canale e domani ci vediamo alle ore 13.